Il vostro Twitter stream è diventato illeggibile? I tweet si susseguono in rapidissima velocità e non riuscite più a seguire di fatto nessun account? Vediamo come le liste possono risolvere questo problema. Benvenuti, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita, dove scopriamo ciò che merita di essere fatto su internet per far crescere il nostro business. Oggi parliamo di list su Twitter e di come si possono usare per mettere un po' di ordine al nostro stream, per renderlo più leggibile e più fruibile. È normale che quando si iniziano a seguire centinaia, se non migliaia di account, ci sia il rischio che la timeline diventi davvero illeggibile. Per aiutarci a mettere ordine, Twitter ci ha dato a disposizione la possibilità di dividere gli account che vogliamo seguire in liste. Ma come usarle e come sfruttare a fondo il loro potenziale? Ora, non penso sia difficile trovare un tutorial che insegni come si crea una lista e come si aggiunge un account a una di queste liste appena create. Di tutorial così è pieno il web. È invece più difficile orientarsi tra i tanti criteri con cui fare le liste, poiché ci sono molti modi per strutturare in maniera intelligente i propri account. Io non sono molto ordinato e costante e ho pensato che potrebbe essere utile anche a quelli che sono come me che io vi racconti come le liste stanno aiutando me a crescere il numero dei miei follower e il mio business, permettendo una gestione sicuramente più ordinata ed attenta dei miei contatti. Allora, io mi muovo così: tendenzialmente follow, cioè seguo nello stream principale solo i miei amici, insomma le persone con cui ho rapporti reali e frequenti, oltre ad un numero molto ristretto di account dei quali non voglio perdere nemmeno un tweet. Diciamo che al momento non supero i 250 following, quindi ad oggi sono meno del 20% di quelli che mi seguono. Ora, nessuno si sente offeso o escluso, ho alcuni buoni amici che non seguo se non attraverso delle liste, ma vedremo fra un attimo perché. Dunque, faccio questa scelta per mantenere fruibile la mia timeline e per tutto il resto, davvero tutto il resto, che non è poco, ve lo garantisco, uso le liste. La prima lista che ho creato l'ho chiamata Social Elite. Qui seleziono gli account delle persone che non follow direttamente, ma che mi interessa comunque seguire. Sono quasi tutti italiani, professionisti del marketing online, che ho incontrato di persona. Ho poi creato una seconda lista che ho chiamato Social Media Heroes, nella quale ho inserito i principali guru del marketing online. Li ho divisi dai professionisti che conosco perché rappresentano due liste molto diverse. Con questi VIP ho pochissime possibilità di interagire, ma sono comunque interessato a seguire nel dettaglio il loro stream. Sto parlando di Guy Kawasaki, Michael Stelzner, Jeff Ballas, John Lee Dumas, Emily Porterfield, insomma gente che ha milioni di follower. Con i membri di Social Elite riesco a interagire molto bene e capita anche abbastanza spesso di incontrarsi di persona. Mentre la lista dei Social Media Heroes è una sorta di RSS feed che mi permette di rimanere aggiornato grazie ai numeri 1. E fino a qui ho parlato solo di persone. La stragrande maggioranza degli account che seguo su Twitter non sono corporate account, ma account di persone reali. Credo che il social network sia fatto un po' per questo, per le interazioni umane. Ma Twitter non è solo questo, ci sono anche moltissimi brand e qualche servizio di assistenza davvero utile e interessante, quindi ho piacere di seguire anche questi. Infatti ho creato due liste separate, una lista che si chiama Brand, dove inserisco gli account di aziende che rappresentano i marchi davvero importanti. Mi piace capire come si promuovono, perché c'è sempre da imparare da Ferrari, da Valentino, da Crime for Design, cioè da quelli grandi, insomma, dei grandi marchi. Ho invece creato una lista che si chiama App, in cui seguo alcune applicazioni specifiche. In particolare l'Armodo seguo il loro servizio after sales, il post vendita. Un'altra lista che ho creato, e questa non c'entra davvero nulla con le precedenti, l'ho chiamata Cazzeggio. È dedicata al puro intrattenimento. L'ho creata nascosta, non perché ci siano account particolari o chissà quali motivi, semplicemente perché si scosta da un utilizzo professionale di Twitter. Inoltre, pur essendoci all'interno account normali, quindi nulla di imbarazzante, essi hanno però delle tecniche di promozione veramente aggressive. Spesso si retweetano fra loro e non sai mai quello che potrà capitare sulla tua streamline. Sono consapevole del fatto che se accedo a quella determinata lista, lo faccio quando so che nessuno sarà urtato dalla visione accidentale di qualche cosa di sconveniente o magari di volgare. Infine ho aggiunto altre due liste nascoste. Una per gli amici più intimi, per sapere cosa fanno, seguirli e restare in contatto con loro. Si chiama Best Company, è una
una lista che ha un nome un po' anni 80. L'altra si chiama Spirit in the Sky, che contiene account che trattano argomenti di spiritualità e religione, che ho tutti i motivi per mantenerli riservati. Ora, vi ho detto come le gestisco io le liste su Twitter, non pretendo che sia il modo giusto, soprattutto per voi, ma penso che possa essere un punto di partenza che vi potrà essere utile per creare la vostra strada, la vostra modalità, quella che vi fa più comodo. C'è chi le liste le usa per i più svariati modi, chi per controllare i dipendenti, chi per interagire con i propri colleghi e proprio il team di lavoro, chi per tracciare i partecipanti di un evento, anche se le liste così tendono a essere un po' effimere, a cambiare nel tempo, perché gli eventi finiscono e si esauriscono, diciamo, in un lasso di tempo molto breve. C'è poi chi segue i suoi clienti, i competitor, le celebrity, i propri leader politici di riferimento e non, la gente del proprio paese, la propria via, eccetera. Vi consiglio di partire dai vostri interessi, da quello che vi interessa, senza essere però maniacali. Divisioni troppo accurate reggono difficilmente nel tempo. Potreste stancarvi presto di suddividere, di ridividere e di ridividere ancora. Ora, al di là dell'organizzazione che vorrete dare alle liste e che ho smesso di fate voi, vi vorrei dare invece due suggerimenti. Il primo è: date alle liste dei nomi interessanti e positivi, per i quali la gente che viene inserita possa essere contenta. Vi ricordo che Twitter manda una notifica a queste persone, non vorrete far sapere all'interessato che lo avete aggiunto nella lista dei rompiscatole o dei vanitosi del web. Evitate delle gaffe, che è meglio. Il secondo suggerimento è quello che, una volta individuato l'ambito in cui volete voi ricevere visibilità, di aggiungere il vostro profilo a questa lista dedicata. Se ad esempio vi interessa il social media marketing, aggiungete il vostro account nella lista di social media marketing che avete appena creato. Le persone hanno accesso alle liste anche dall'esterno, se queste ovviamente non sono private. Insomma, se vi fate trovare e vi fate vedere, tanto di guadagnato per voi. Bene, mi sembra che questo sia davvero tutto. Grazie per essere rimasti con noi, e se avete delle domande sull'argomento di oggi o se volete dire o raccontare come sono state utili per voi le liste messe a disposizione da Twitter, potete usare i commenti qui sotto. Per seguirci e supportare il nostro lavoro, invece, tutte le indicazioni possono essere trovate su merita.biz. Per oggi è davvero tutto. Giorgio Minguzzi, merita.biz. Ciao.